chiuso 2-1, poi cosa è mancato nella ripresa? Beh, è mancato forse quello che è mancato anche all'andata, che ci siamo fatti trovare un po' impreparati nei primi minuti e abbiamo dato fiducia a Latina per recuperare. E niente, in due partite con Latina abbiamo regalato 6 punti, perché erano due partite, non so se vi ricordate, all'andata nel primo tempo vinciamo 3-0, poi ci fu una debacle e come oggi nel secondo tempo comunque abbiamo subito tre gol senza farne nemmeno uno, quindi niente, c'è stato un calo di concentrazione, pensavamo che la partita l'avevamo un pugno perché il primo tempo l'abbiamo quasi dominato, hanno concesso solo il primo gol sull'unico tiro. Non l'abbiamo chiusa perché abbiamo avuto 3-4 occasioni, come questo sport ti punisce. Il secondo tempo Latina ha ribaltato meritatamente poi l'incontro. Abbiamo visto la Lazio tonica, come scrivi questa classifica deficitaria? La spiego che purtroppo questo è uno sport particolare che non ti permette di sbagliare mai. Noi abbiamo sbagliato tantissimi secondi tempi, compreso quello di oggi, e ci ritroviamo lì, secondo me, in una posizione che non meritiamo, però purtroppo il campo dice questo, quindi noi dobbiamo salvarci, dobbiamo evitare possibilmente il play-out. Abbiamo ancora 4 partite importanti da fare, di cui 3 in casa e una fuori casa, ce la metteremo tutta per evitare questo play-out. Anche se lo potevamo evitare già da prima, perché la distanza tra la Lazio e Latina, adesso non ricordo bene i punti, ma siamo intorno ai 15 punti. Quasi il doppio dei punti che abbiamo fatto, più del doppio, quindi in campo penso che si sia vista un'altra cosa, purtroppo parla sempre il campo, commettiamo ancora degli errori importanti, in fase difensiva soprattutto, più che in fase offensiva, e niente, lavoreremo in settimana, in queste 2 settimane che abbiamo, visto che c'è la finaletta di Coppa questa settimana, noi non siamo presenti, sugli errori e prepareremo al meglio la gara casalinga contro la Carle Sport con Gianco. Parlavamo di una bella Lazio, soprattutto nel primo tempo, poi si è spunta un po' la luce nella ripresa, è stato il gol della Latina 2-2 a cambiare un po' le carte in tavola. È una situazione che abbiamo visto spesso durante l'arco del campionato, cioè quella di arrivare magari nella fase finale, abbiamo preso il gol 2-2, comunque mancavano 8 minuti nella fase finale della partita, ovviamente con poche energie e quindi commettiamo più errori. Sul riscaldamento ho perso anche Graziano Gioia, comunque un italiano che mi porta a minutaggio, Fortini in nazionale si è fatto male, quindi è un altro giocatore italiano che di solito utilizzo nelle rotazioni, e niente, poi comunque abbiamo preso gol 2-2 su un cambio dell'arbitro che ci aveva dato rimessa a fondo, invece il primo arbitro ha cambiato su angolo e una deviazione. Poi da là sul 3-2 ci siamo persi la marcatura, sapevamo, abbiamo visto i video insomma già dalla gara dell'andata che il Latina ha fatto tanti gol con la palla alta e quindi era una loro giocata, abbiamo preparata proprio per non prenderla e invece ci siamo cascati, bravi loro comunque anche sulla respinta a crederci, quindi errori nostri. In Serie A noi abbiamo una squadra comunque giovane, quindi in Serie A queste situazioni le paghi care, come è successo già in altre gare. Insomma, primo tempo credo che avevamo dimostrato di poter vincere questa gara sotto tutti i punti di vista, anche diciamo, siamo arrivati al quinto fallo, l'arbitro non hanno più fischiato, al secondo tempo ha cambiato un po' la gara e noi probabilmente un pizzico di personalità che ci manca sempre in certe situazioni la paghiamo cara. Da cosa ripartire questo finale di campionato e cosa migliorare? Guarda, noi dall'inizio dell'anno siamo migliorati, diciamo così, tanto sulla fase difensiva, ok? Sulla fase difensiva, però anche oggi abbiamo commesso, diciamo, errori gravi. Anche il primo gol ci siamo girati verso la palla, noi di solito sono errori che non commettiamo. Quindi ripartiremo dalle nostre convinzioni, che sono sicuramente la difesa, che solitamente difendiamo sempre abbastanza forte, concediamo poco, il Latina solitamente in casa, io ho visto tante partite e devo dare atto comunque al Latina che in casa crea tantissime occasioni, noi abbiamo concesso poco al primo tempo e magari al secondo tempo, anche se ci siamo abbassati, comunque non stavano creando tantissimo. Ovviamente Maina è un punto di riferimento importante per, penso, per qualsiasi roster, e
quindi ci faceva abbassare tantissimo, più le energie sono venute a mancare, ormai erano saltati anche tutti gli schemi, quindi palla lunga, palla lunga, palla lunga, palla lunga, però alla fine abbiamo preso due gol, il 2 pari e il 3-2 su palle ferme, e quindi questo è un po' il rammarico. Partiremo ovviamente dalle nostre convinzioni, migliorando ovviamente quella che è la personalità, perché le gare bene o male si decidono sempre tutte alla fine. Noi sabato scorso per la prima volta siamo riusciti a chiudere definitivamente una gara, se no tante le avevamo portate addirittura all'andata, addirittura 3-0, con Rieti 2-0, quindi con l'acqua e sapone 3-1, quindi noi riusciamo a portare, a fare un piccolo così, un piccolo bagaglio, ma poi alla fine lo sciupiamo. Eccoci, complimenti per la vittoria, anche se non è stata semplicissima, soprattutto analizzando il primo tempo, la Lazio mi ha messo un po' in difficoltà, poi nella ripresa dopo il 2-2 Latina si è proprio sbloccato completamente anche a livello mentale. Il primo tempo c'è stato il problema dei falli, perché fischiare tre falli in maniera alquanto ridicola dopo due minuti di gioco è chiaro che non ci ha permesso più di salire con la pressione e abbiamo faticato, eravamo comunque andati in vantaggio e niente, sì, forse la partita era una delle partite più difficili, una delle squadre più difficili che potevamo incontrare in questo momento. Avevano vinto la loro prima partita in casa, quindi avevano il morale a mille. Noi avevamo fatto due grandi partite sia con l'Acqua e Sapone e con Asti, ma avevamo fatto zero punti e quindi un po' il morale laggiù. Poi per noi era una partita difficile perché loro marcano in una maniera forte, giocando a uomo, quindi a noi ci è mancata intensità, perché in questa settimana praticamente ci siamo allenati senza portieri, perché Chinchio era infortunato, ha giocato, ma era da Asti che non si allenava, Landucci era in nazionale, quindi ci è mancata l'intensità, giocavamo ma con poca intensità. È chiaro che quando sono queste partite tirate, difficili, siamo contenti perché, come ha detto mister Manino, siamo riusciti a invertire la rotta e quindi a cambiare il risultato con due palle inattive. E questo sono contento perché è frutto del lavoro e vuol dire che i ragazzi credono poi in quello che andiamo a fare anche nelle palle inattive. Sono contento perché abbiamo difeso quasi 5-6 minuti col portiere di movimento senza concedere un'occasione da gol. Era una partita difficile, lo sapevamo, perché la Lazio ha messo in difficoltà tutti in questo ultimo periodo. Ha un roster lungo che ti mette in difficoltà se non giochi con un ritmo alto e con intensità. Vittoria che dà tanto in termini di classifica, però forse dà anche di più a livello di testa per questo finale di stagione. Tutte e due, perché la classifica, sapevamo che noi questa partita per noi era di fondamentale importanza. Ormai ci sono tre squadre che lottano per due posti, sappiamo che una di queste tre rimarrà fuori. E quindi per noi era importante vincere oggi e soprattutto tornare alla vittoria. Questo ci dà anche serenità e tranquillità, perché ci appresteremo a partecipare a una competizione storica per il Latina, che è la Final Eight, e quindi arrivarci con una vittoria che ci darà morale, ci dà anche classifica, è importante, no? Quindi adesso ci permette di andare lì, poi prepareremo bene la partita di Corigliano. Ormai per noi erano quattro, adesso sono tre finali, sono ancora quattro, perché chiaramente anche a Pescara abbiamo anche noi, non come forse Pescara e altre squadre, ma anche noi abbiamo l'ambizione di poter arrivare fino in fondo. Quindi anche se affrontiamo una delle quattro squadre più forti d'Europa come il Pescara, proveremo a dar tutto in campo e a giocarci questa partita che per noi ci ripaga di tutti i sacrifici che abbiamo fatto all'inizio anno. Per concludere le chiedo proprio una battuta al volo sulla convocazione di Landucci, quanto orgoglio c'è anche da parte sua? Ma per noi c'è dato orgoglio, ma soprattutto ci ha dato la prova che è stata una scelta azzeccata. Quando è andato via a dicembre Patrizzi non ci abbiamo pensato due volte, no? A puntare su di lui, forse tanti diciamo in giro preferivano prendere un altro portiere, no? Per sostituire Patrizzi. Noi invece credevamo in questo ragazzo, lui lo ha dimostrato tranquillamente, perché l'abbiamo praticamente gettato in Serie A a giocare partite di questo livello, lui ci ha ripagato la fiducia e sono contentissimo per lui, deve continuare a lavorare perché il futuro è suo. Tanto complimenti per la vinchietta, per la vittoria. Vorrei partire proprio dalla fine. Abbiamo visto un'esultanza quasi rabbiosa. Perché? No, penso che erano successe delle cose nella partita d'andata che sono rimasto un pochino deluso di atteggiamenti di qualche giocatore o
da parte della società, quindi avevo un pochino di rabbia e l'ho tirata fuori su quella esultanza, però sempre sul campo, non fuori dal campo e senza mancare di rispetto a nessuno, se no con i miei tifosi e con i miei compagni. Però avevo questa rabbia dalla partita d'andata che loro non si sono comportati bene nei miei confronti, che sono stato sempre un giocatore corretto sia dentro che fuori dal campo. È stato un primo tempo un po' di difficoltà, il Lazio ha giocato bene, ha chiuso 2-1. Il tuo gol del 3-2 può aver girato un po' anche la stagione, venivate da risultati non positivi, adesso aspetta un finale di campionato importante. Guarda, io mi aspetto che sia così. Abbiamo 3 partite adesso nella stagione, la Coppa Italia in mezzo, che possiamo fare tanto di più. E sull'analisi della partita, il primo tempo siamo stati un pochino penalizzati dai 5 falli che potevano essere o no, e quando dopo 6 minuti ti fischiano 5 falli tu non giochi con la stessa cattiveria che potresti andare, perché sai che è un rischio importante. Quindi eravamo un po' nervosi per quella situazione. Poi nel secondo tempo penso che abbiamo giocato meglio, abbiamo corso meglio, abbiamo creato tanto e il risultato è stato giusto, solo che fino agli ultimi 5-6 minuti la partita era ancora 2 pari, quindi era per tutte e due. In termini di energie nervose, quanto vi dà anche per la prossima sfida di Coppa questa vittoria? È tantissimo. Questa partita poteva, lo aveva detto il mister prima della partita, poteva essere o andare sulla strada giusta e la strada delle vittorie, delle valdorie, o andare sulla strada che poteva buttarci via dai playoff e mettere in difficoltà questo obiettivo che avevamo da inizio stagione. Adesso abbiamo ancora 9 punti da fare, io sono consapevole e la squadra è consapevole che possiamo fare tutti e tre le partite, possiamo fare le vittorie, però dobbiamo affrontare prima giovedì una partita durissima che ci può dare alla società e a ognuno di noi è un qualcosa in più nella nostra carriera, e dopo dobbiamo raggiungere questo obiettivo che non sarà facile, perché ci sono delle squadre come Luparense, Cogianco, Caos, che sono squadre storiche che stanno lottando contro di noi.